Comunque ho sforzato un po' troppo, mi fa stramale la gola. Ah sì? Con chi hai litigato? Con nessuno. Ieri sera, sui Navigli. Ho cantato, Gaia. Dai, sì, mi ero un attimo distratta. Ma che pensavi? Ma niente, a quello che diceva l'altro giorno Valentina. Valentina l'hanno all'estero, l'ha cambiata. Io mi sento una stupida che non l'ho voluto fare. Ma quindi alla fine sei riuscita a entrare o no? Alla fine sì, ma non sapete che giri per riuscirci. Non ci volevano far entrare. Però abbiamo incontrato un ragazzo che tra l'altro che figo. E con lui ci siamo arrampicati su una pianta. Che lì hanno queste querce secolari tipo, no? E ciao! E che sono enormi. Ci siamo arrampicati, siamo arrivati fino al muro e ci siamo buttati dall'altra parte. Ma non vi siete fatti male? No, no, eravamo troppo ubriachi per sentire qualcosa. Una birra e una lemon soda. Ieri mi hanno dato questo. No, non ci credo. Ma sei seria? Ma che cos'è? Ma come fai a non saperlo? 1930. Ovvero? È un bar segreto e nessuno sa dov'è. E voi ci siete stati? Ma va, serve l'invito per entrare. E allora come fate a conoscerlo? Ma è una leggenda qui a Milano. Appunto. Non ci credo. Ma non ho capito cosa ha di così speciale questo locale. E poi perché è una leggenda? Sì. Minchia, è un posto sconosciuto. Nessuno sa come arrivarci. Poi mio nonno mi ha raccontato che due tizi gli avevano raccontato. Vabbè, era una visione distorta della storia. Ma il posto è un sacco figo ed è anche un sacco inquietante. Secondo me tuo nonno ti ha detto un sacco di cazzate. Ma no, hanno fatto anche un servizio al TG una volta. Beh, allora. E te come fai ad averlo, scusa? Ieri ho cantato in un locale sui Navigli. Davvero? Quando ho finito, una tipa straelegante mi si è avvicinata. Mi ha fatto i complimenti per la voce e mi ha dato questo. Che è tipo tale scout. Eh? Cioè, siccome canti bene, una tipa a caso ti invita nel posto più segreto di tutta la città. Che vorresti dire? Non lo so, Sophie. Io starei attenta. Ragazzi, ma che state dicendo? Questo posto può essere pericoloso. Se quello che dice è vero, io non sarei tanto tranquillo se fossi in te. Lasciati prendere dal fascino del 1930. Benvenuto nel club. Fate l'amore con il sapore. Non c'è niente da ridere. Scherzi? Cioè, magicamente ti hanno dato un invito per un posto segreto solo perché canti bene? Ti sembra strano perché hanno scelto me. Ma adesso, ogni volta che ti incontriamo, possiamo salutarti oppure ci arrestano. Magari hai anche la guardia del corpo. L'autista? Magari. Dai, ragazzi, siete davvero dei coglioni. Dai, Sofì, si scherza! Sofì, aspetta! Ma perché fa così? Sì, sapete com'è ultimamente. Secondo me avete un po' esagerato. Raga, a me Mate è nata di merda. Io non sono riuscito a copiare niente. Ma poi ha messo cose che non aveva mai spiegato.
Sì, infatti i logaritmi neanche me li ricordavo. Ma non li dovevi usare. A te la seconda quant'è venuta? 4. Bella anche a me. No, no, raga, a me è meno 5. Forse saranno stati i logaritmi. Dentro c'era solo quello? Sì, cioè, se ha bisogno, certo. Io non saprei proprio dirle. Ok, certo, sì. Salve. Oh, mamma. Poi, tutto a posto? Raga, era la madre di Valentina, non è tornata a casa ieri. Ma davvero? Erano stra preoccupati. E cosa ti hanno detto? Hanno chiamato la polizia, no? Sì, hanno chiamato la polizia. Ecco perché oggi non c'era a scuola. E che cosa le è successo? Io pensavo non fosse venuta perché stava male. Hanno trovato la borsa in tram e dentro c'era il biglietto del 1930. Ma Sofì, tutto a posto? Sì, sì. Sarò andato a cercarlo. Io l'avevo detto che era pericoloso. Ma pensi davvero che sia questa storia del bar? Perché il bar? Gaia, il biglietto di Sofia nella borsa di Valentina? Ti ho capito, ma cosa c'entra? Secondo me dobbiamo andare a cercarla. Ma perché dovremmo farlo noi? La sta già cercando la polizia. Ma noi sappiamo dov'è. Cioè in un locale segreto e nascosto che probabilmente non esiste e a cui puoi accedere solo tramite l'invito che ti danno delle inquietanti persone misteriose. Strano che la polizia non stia già seguendo questa pista, Marco. Hai qualche idea migliore? Sì, lasciar fare la polizia. E se lei fosse davvero lì? E se il 1930 esistesse davvero e lei fosse in pericolo? Sì, ma la polizia starà già facendo delle indagini o sbaglio? E allora noi non facciamo niente? Tu, Sofia, che dici? In che senso? Nel senso che secondo me stava cercando te. Me? Perché? Perché le dispiaceva per te che dovevi fare la bambina. Ha preso l'invito ed è venuta a cercarti per ridartelo. Io bambina? Conoscendola ci ha voluto andare lei per farsi un'altra mega avventura di sto cazzo tra gli alberi. E chissà dove è finita. Stronzo. Sono stronza. No, ma raga, per favore, non litigate adesso. Infatti, favore. Smettetela, anche perché Sofia è l'unica che la può trovare. Io? Sì, al 1930 ci può andare solo chi ha l'invito. Valentina aveva l'invito, ma non era per lei. E quindi magari, quando è arrivata all'ingresso... No, ragazzi, io non... Tu sei l'unica che la può trovare. No, non capite, io... Ma sì, hai ragione. No, ragazzi, allora, io devo... Ma tu ti ricordi ancora le istruzioni per arrivare al posto? Sì, sì, me le ricordo. Perfetto. Ci vai allora? Sì, sì. E noi veniamo con te? No, devi andarci da sola. Altrimenti facciamo tutti la fine di Valentina. Ma siete scemi se scompare anche lei? Non può, lei è l'unica che ci può andare. Ma se lei non ha più l'invito? Ma non funziona così. Tu cosa ne sai? Io ragiono. Sì, ma non col cervello. Come? E col culo. Va bene, ragazzi, ci vado io. Ma stasera. Sofia. Tranquilla, non mi succederà niente. Ecco, brava, vai. Vai a cercarla. Valentina! Pronto? Finalmente, ma non hai visto i messaggi? L'hanno trovata? Ma chi?
Niente, forse stavo solo sognando. Vabbè, io sono sotto casa tua, tu sei pronta? Per cosa? Sofì, dobbiamo essere al CIS alle 9:30. Vabbè, però se non vuoi venire vado da sola. No, no, ora mi preparo e ci sono. Dai, sbrigati che io arrivo. L'altro giorno ho passato 10 ore dalle 20 alle 20 a costruire un mondo. Ciao. Una buona ora comunque. Dov'è Valentina? Chi è Valentina? Dove sono? Non l'hai ancora capito? Capirei presto.